Corrispondente da Mosca, Sergio Paini. Vladimir Putin ha usato toni apocalittici per mettere in guardia il mondo sul rischio di un conflitto nucleare, ma nella consueta conferenza stampa fiume di fine anno c'è stato spazio anche per il suo privato. A un giornalista che gli chiedeva se si sarebbe mai risposato, il capo del Cremlino ha risposto sì, da persona per bene, prima o poi dovrà farlo. Putin, rieletto lo scorso marzo alla presidenza per altri 6 anni, tiene molto alla sua immagine pubblica. Anche quest'anno è stato immortalato su vari calendari in contesti curiosi, a torso nudo in posa accanto ad animali, soldati e spose. Fotografie che vogliono dare l'immagine di un leader forte, risoluto, in forma, ma soprattutto vicino al popolo. Secondo i media di Stato, il calendario di Putin va a ruba anche in Occidente, attraverso le vendite online e soprattutto in Giappone. In Russia, però, quest'anno ce n'è un altro che gli fa concorrenza, quello di Stalin. Prodotto nella città di Yekaterinburg, dove fu ucciso l'ultimo zar, il calendario riporta le fasi famose del dittatore georgiano e i successi di quando c'era lui a guidare l'Unione Sovietica. Oksana ha già appeso una copia in ufficio. Se guardiamo al caos che ci circonda, sostiene, ci rendiamo conto che allora almeno c'era più ordine. Si dimenticano così milioni di vittime nei gulag, ma a 65 anni dalla morte, la figura di Stalin continua a dividere ancora la Russia e per un numero sempre maggiore di persone, quello che più conta è che abbia sconfitto il nazismo e reso grande il paese. Un paese, l'Unione Sovietica, rimpianto da 2 russi su 3, secondo l'ultimo sondaggio, il 12% in più rispetto all'anno scorso. D'altronde, era stato lo stesso Putin a definire senza cuore chi non rimpiange l'Unione Sovietica, salvo poi aggiungere che chi volesse ricrearla così com'era è senza cervello.